Benvenuti ragazzi su un nuovo video. Oggi andremo a vedere come poter installare i giochi Wii come se fossero giochi in Virtual Console, per intenderci quelli che noi abbiamo scaricato da Nuspli o installato con WP Installer. Non tutti appunto i giochi ci saranno su Nuspli e questo appunto sarà diciamo, un piccolo problema, no? Anche perché andremo a ovviare quei problemi con i CIOS. Diciamo che la maggior parte dei giochi che possiamo avere dei problemi appunto di schermo nero, in questo caso vengono risolti, non in tutti, ma la maggior parte. Quindi cosa faremo noi? Andremo a prendere un gioco Wii, ok, normale, trasformato in installabile e poi installato sulla home della nostra Wii U. Prima di andare a vedere come fare, vi ricordo di seguirci sui nostri social, su Twitch, su YouTube, contribuendo con un like e condividendo il nostro canale, e di entrare sul nostro canale Discord, bello nuovo di pacca, dove abbiamo la sezione dedicata appunto al supporto con i post che voi potete creare con le foto, con quello che volete, così altri utenti possono entrare e vedere il problema, cercare il problema che hanno. E vedere appunto se la soluzione che poi andremo poi a risolverli tutti. Avrete anche le notifiche di quando andremo live, dei nuovi video che si usciranno, lo svago, la chat vocale e il mercatino. Avrete tantissime sezioni su cui poter girare, diciamo. Quindi accomodatevi e dateci un'occhiata. Ma adesso andiamo a vedere i semplici passaggi per fare quello che vi ho detto con la nostra Virtual Wii. Bene ragazzi, allora la prima cosa da fare, come in tutti i nostri tutorial, è andare a scaricare appunto la versione, cioè il programma che ci andrà a fare proprio quello che vi ho detto, ovvero installare su Wii o Wii U Virtual Console Injector Script. Praticamente noi andremo a creare, come dice qua, noi facciamo per comodità, traduci in italiano, andiamo a zoomarci un po' che siamo ciechi, non è vero però uguale. Leggete meglio anche voi. Andremo a creare cosa? Giochi, non me l'ha tradotto, benissimo, sì, me l'ha tradotto. Giochi, ok, Homebrew e anche delle, come si chiama? I giochi di GameCube, i giochi della Wii e i canali. Praticamente noi potremmo appunto creare questi canali sulla home. Poi cosa succede? Questo supporta anche, forzerà i controlli, ok, del gamepad. Vi faccio vedere anche una guida, qui praticamente è spiegato bene tutto, semmai questo io ve lo linko, ma non scaricate da qua, no. Allora, cosa facciamo? Andiamo qui, scarichiamo, scusate, scarichiamo la release che è qua, scarichiamo da mega, va bene. Io se mai vi posso anche lasciare, li facciamo scarica e noi scaricheremo appunto il file che adesso andiamo a vedere. Ovviamente per aprirlo vi ricordo che serve 7-zip, WinRAR o appunto un file di estrattore. Clicchiamo due volte e avremo questi due file. Creiamo una cartella sul desktop, chiamiamolo UU Inject, ok, come volete comunque. Prendiamo i due file e li portiamo dentro. Benissimo. Una volta che abbiamo fatto questo, questo file non ci servirà più. Apriamo appunto la cartella e andiamo ad avviare il programma. Il programma si avvierà e creerà le sue appunto cartelle all'interno poi dopo, quando andremo poi a fare diciamo le operazioni. Allora, abbiamo, questo non serve. Allora, il programma si presenta così. Le sezioni che ci interessano noi sono per ora la Wii U, scusatemi, la sezione della Wii, qui andremo appunto a iniettare i giochi della Wii sulla home della Wii U, qui andremo a iniettare sempre sulla home della Wii U il GameCube, i giochi di GameCube, e qui invece servirà per iniettare i canali, ok? Mentre questa qui è la parte dedicata alla Virtual Wii, che oggi non tratteremo. Oggi tratteremo solamente Wii e GameCube. Allora, la prima cosa da fare per attivare il programma è questa: andare nell'ultima scheda, vedete qui ci sono delle schede, e andare a mettere queste stringhe. In questo caso io le ho già, le trovate in descrizione, comunque dovete praticamente
andare a prendere queste due stringhe, ok, che ve le lascio sotto. La prima, nel primo fate tasto destro, copia, andate qui, fate tasto destro e incolla. E poi fate save. E seconda uguale, tasto destro, copia, tasto destro e incolla e poi fate save. Una volta fatto questo non servirà più farlo per le altre volte. Messe queste due, che saranno appunto i codici per far sì che il programma funzioni, andiamo, torniamo sulla prima scheda. Da qui, ok, andate, selezionate il gioco in base a dove l'avete scaricato e andiamo a prenderci, che ne so, un bel appunto Super Mario Galaxy, anzi no, vi faccio vedere proprio il discorso del gamepad, quindi andiamo a prendere un Budokai Tenkaichi. Il programma supporta sia il file ISO che il file VBFS, quello non cambia niente. Noi andremo a prenderci appunto Budokai Tenkaichi, facciamo apri. Poi cosa succede? Allora, io vi ho preso proprio questo per farvi vedere che il pad funzionerà, ma avremo un problema, e quale sarà? Che qui noi potremo scaricare direttamente dall'archivio online le copertine. Vi faccio vedere. Se io sceglievo un Epic Mickey, per dirvi, e clicco su questo tasto, lui prenderà direttamente le copertine dal sito e noi avremo le copertine. Mentre se noi andiamo a prendere Dragon Ball e andiamo a prendere le copertine, lui mi dirà che non ci sono e mi aprirà il sito, ok? Dove tanti utenti avranno fatto le loro, ci aiuteranno, diciamo, ok? Faranno gli spoiler, comunque, vabbè, noi potremo vedere gli spoiler, eccoli qua. GameCube Virtual Console, potremo Dragon Ball Budokai Tenkaichi, eccoli qua. E noi potremo andarci a prendere le copertine. Eccole qui, ok? Praticamente noi cosa facciamo? Le prendiamo. Le mettiamo sul desktop e semplicemente noi andiamo a prenderci dal desktop. Quindi, desktop, eccola qui, questa qui era il icon, quindi andiamo a prendere la icon, eccola qua, facciamo apri, eccola qui, e l'avremo qui. Il banner, solita cosa, prenderemo IRC dovrebbe essere, boot. TV, no, è TV secondo, e faremo apri e ne avremo la nostra, ok, immagine. Una volta che abbiamo dato le immagini e il percorso del gioco, noi saremo a posto, potremo direttamente andare là, ma questo qui, come vi dicevo, qui potremo scegliere anche il suono, potremo scegliere altre cose, ma io vi consiglio di lasciare stare. Andiamo direttamente sulla parte del gamepad. Come vedete qui possiamo selezionare nessuna emulazione, solamente il Wii Remote, e quindi andremo a usare il gioco come nativo, quindi ci chiederà poi di usare il Nunchaku. Quindi noi non vogliamo questo, potremmo andare a fare Classic Controller per attaccare il controller lì, ma non lo supporta il gioco, quindi cosa facciamo? Per questo gioco in particolare andremo su Forza il Classic Controller, andrà a dare un boost, diciamo, per far sì che si possa emulare. Poi potremo scegliere anche il verticale, l'orizzontale, il force, no, classic controller, quindi non forzare, tu non vuoi giocare col classic controller, ma chi non vuole. E qui possiamo direttamente switchare LR con ZL, ZR. Vabbè. Una volta dato questo, qui non tocchiamo niente, su advance non ci farà fare niente, e build, facciamo build, ok, e noi diamo il percorso, vi do sul desktop e vedete che qui creerà la cartella alla fine con il mio file. Adesso aspettiamo che finisce e poi alla fine ci rivediamo qua. Perfetto ragazzi, una volta terminato troveremo il pop-up, gli diamo ok e come vedete qui avrà creato la nostra, come vi dicevo, cartella. Ci saranno i file, appunti, dell'installabile. Noi questa cartella possiamo rinominare tranquillamente come vogliamo. Io per ricordarmelo scrivo forzato, scrivo così, forzato, così mi ricordo che ho forzato appunto il discorso del controller Dragon Ball Budokai 3, ok, ho scritto Budokai con la Y, comunque ci siamo capiti.
E niente, fatto questo, apriamo la nostra, appunto, chiavetta, ok? Questo qui non ci interessa più per ora il programma, e andiamo a mettercelo dentro. Come vedete io ce l'avevo già, ok? Così vedrete che poi avremo il solito gioco, e andiamo sulla Wii per vedere come installarlo. Anzi, prima vi posso far vedere come si fanno i giochi GameCube. Solita cosa, solamente che andremo a selezionare GameCube. Faremo game, come al solito andremo a prendere la nostra ROM dove le teniamo. In questo caso facciamo burnout. Ok, prendiamo il file, lo carichiamo, benissimo, clicchiamo qua sopra, lui ci prenderà appunto le immagini direttamente senza fare niente. Qui noi non dovremo fare niente perché vedete che non ci fa selezionare perché appunto passando da Nintendo On il pad sarà già emulato. Qui non tocchiamo niente, potremo andare a selezionare magari qualche forzare di 4 terzi, qualcosa così, ma lasciamo stare e facciamo sempre build e noi aspettiamo anche questo passaggio. Comunque ritroveremo la cartella poi selezionata e la rinomineremo. Andiamo al percorso del desktop. Basta aspettare. Perfetto, mi ha dato anche la seconda cartella, che ovviamente avremo i nostri file, e qui ci scriveremo burnout. Ok? Sì, nout, vabbè. Ok, è tardi ragazzi, non so se capite che è tardi. E andiamo a metterle sulla nostra, appunto, chiavetta scusate, io lo metto in questo caso nella mia SD sempre su install e andiamo a metterlo qua. Ok? Una volta trasferito il tutto, andiamo a scollegare e passiamo sulla nostra Wii U. Ok, eccoci qua sulla nostra Wii U. Andiamo su app. Come vedete, io qui non ho niente. Tra parentesi, ho un Kirby installato precedentemente, ma vabbè. E andiamo a installarci. Appunto, allora vediamo un attimo. Su Wii avrei dovuto avere anche già Dragon Ball. Eccolo qui. Dragon Z Budokai Tenkaichi che non c'è su Nuspli, ma ce l'ho già. Quindi io vi faccio vedere il processo del GameCube che è il solito. Ok. Andiamo su app, VP Installer. Benissimo. Allora, ora io questo eccolo qua forzato, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, lo lascerei stare, ok? L'ho già installato, vi faccio vedere comunque quello invece per il GameCube. Allora, Burnout appunto dovrebbe essere eccolo qua. Burnout, facciamo install. Dice, vuoi essere sicuro? Sì, e dove? Io faccio USB, lui parte. Gli diamo il tempo. La solita cosa si può fare anche per Dragon Ball. Ora io ovviamente vi ho fatto vedere che c'è la cartella e tutto, ma non lo faccio perché l'ho già installato. Andrebbe a sovrascriversi, sarebbe inutile. Ok, come vedete ora ha finito. Gli diamo ok. Usciamo perché facciamo il tasto home. Vediamo, chiudi il software, vuoi chiudere? Sì. Ovviamente si riavvierà. Ok. Andiamo sulla pagina ed ecco qui il nostro gioco installato come Virtual Console. Ci clicchiamo, ci dirà se vogliamo emulare il gamepad, gli diciamo di sì. Facciamo ora perché la TV è spenta, lo faccio qui. Ecco qui che parte Burnout. Gioco per GameCube. Faccio vedere anche poi che funzionerà anche il controller per il discorso di Budokai Tenkaichi 3. Dovrebbe partire Nintendo On, no, nemmeno, direttamente così, ecco.
Come vedete, non sono dovuto passare dalla Wii per far partire il gioco che era in VBFS. Utilizzare 60 Hz, diciamo di sì. Vedete che funziona. Luce di merda, perché c'è giustamente ciò. Comunque è rosso, quello lì. Ragazzi, start. Memory card, continua senza salvare. Andiamo giù. Ok. Ah. Continua senza salvare. 200 volte te l'ho già detto, perfetto. Gara singola, solo con una mano. Come vedete, ragazzi, è automatico. Andiamo in sempre. Ok, ragazzi, come vedete, funziona. E piccola chicca, faccio vedere una cosa. Questo è il pad della Sony. Ok. Come vedete non si connette, perché no? Ma se andiamo a collegarlo, ragazzi, questo uscirà anche questo sul video. Un video su apposta. Come vedete sto giocando dal controller. Ok? Sto usando un ginocchio. Ok, e il GameCube funziona. Per quanto riguarda invece Budokai Tenkaichi, io che l'avevo già installato, vi faccio vedere, l'avevo messo ovviamente sotto Wii perché è Wii. Andiamo a prenderlo. Eccolo qua. Lo facciamo partire. Gli diamo ovviamente il consenso del gamepad. Usa su gamepad. Eccolo che parte. Sempre in virtual console. Ragazzi, eccolo qui. Attenzione. Tac. Usando un telecomando Wii si può giocare, si può giocare in questo controller con Nintendo GameCube Wave Bird. Ma noi non ci interessa il Nunchaku, ma siamo esattamente con il pad della Wii U. Quindi noi andiamo ad avviare. Faccio vedere che funziona il controller. Allora, premi un pulsante. Ok, pulsante, tac, nuova partita. Creare dati salvataggio no. Aspetta, no, scusate, no. Non salvo. Ah, proprio cane. No, sì. Qua devo dare sì. Perfetto. Allora, come vedete funziona tutto. Ovviamente usa il paddino quello digitale. E basta. Ok? Evoluzione Z. Così, guardate. Ok. Battaglia suprema e via. Ok? Bene ragazzi, come avete visto, i passaggi sono veramente semplici, dovete solamente seguire passo passo quello che diciamo. Noi vi ricordiamo di seguirci sempre sui nostri canali social, come avete detto, YouTube, Discord, Telegram, Twitch soprattutto. Se siamo live venite a trovarci, fateci un saluto. Se avete Prime per voi è gratis, per noi è un abbonamento, è 1 euro, ma è simbolo che noi stiamo facendo qualcosa per voi. E niente, abbiamo visto appunto come poter installare i giochi della Wii direttamente sulla home della nostra Wii U per farli partire in modo molto semplice e veloce, e avremo anche dei grossi diciamo benefici sul discorso dei CIOS, che a volte non ci fanno vedere appunto il gioco ma ci danno schermo nero. Questo nella maggior parte dei giochi può risolvere il problema. Niente, un saluto dai gamer del 56K e al prossimo video.